Ciao a tutti e bentornati sul canale. Innanzitutto vi voglio ringraziare per avermi seguito fino a qui e anche per come è andato insomma l'ultimo video, insomma spero vi sia piaciuto. Era sì, certo, una cosa magari più specifica verso Keanu Reeves, ma siccome appunto era uscito da poco John Wick 4, mi sembrava giusto e interessante parlare un po' di più. Tant'è che vi annuncio che è probabile che recensisca il film, ma questo sarà una cosa magari un po' più avanti, quando avrò un po' più di tempo. Oggi siamo qui, come avete potuto capire probabilmente leggendo il titolo, perché mi è capitato tra le mani un gioco molto interessante. Se appunto seguite spesso il mio canale e guardate i miei video, sapete che io non parlo tantissimo di videogame. Ma se mi capita qualcosa tra le mani, anche negli anni seguenti ho fatto anche delle dirette su Twitch, e quindi insomma sapete che quando trovo il videogioco interessante mi piace provarlo e appunto mi piace anche parlarne con gli altri. Appunto, se mi avete seguito anche su Twitch gli anni passati, appunto avete potuto notare che spesso ciò su cui mi focalizzo io è il lato narrativo. Questo perché ovviamente, essendo io più interessato diciamo alla storia di un gioco, difficilmente mi vedrete mai giocare a sparatutto o insomma a quel genere di lo strategico o quel genere di strategico, ma non perché non mi piacciono, ma perché sono appunto più interessato al lato narrativo della storia. Ogni videogioco ovviamente a sé stante, io non sono assolutamente un critico videoludico, nel senso appunto dei videogiochi, quindi mi asterrò da qualsiasi paragone diciamo che ha a che fare con i videogiochi. Sono però un critico cinematografico, quindi diciamo che analizzerò la storia di questo videogioco, che è Life is Strange, dal punto di vista prettamente narrativo. Quindi mi raccomando, questa non è una video recensione su un videogioco, non mi permetterei mai di uscire diciamo dal mio ambiente e fare il critico dei videogiochi, non sono assolutamente quello. Quindi questo è più che una critica, è un modo per farvi scoprire meglio questo gioco, che in realtà è un gioco uscito diversi anni fa e di cui non mi ero mai approcciato per un motivo o per un altro, per tempo o perché comunque mi ero focalizzato su altri videogiochi, e invece l'ho trovato per caso, è stato proprio molto casuale, ma mi sta piacendo talmente tanto, mi è piaciuto talmente tanto, che attualmente sto giocando le vari prequel e sequel appunto di questo. Ma partiamo con ordine. Appunto, il gioco di cui voglio parlare oggi è Life is Strange. Io l'ho giocato su PS4, è stato proprio un caso, l'ho trovato in una bancarella a 9€, credo si possa ancora trovare, l'ho trovato all'1€, quindi se riuscite ad andare in giro magari nel vostro 1€ di fiducia potreste forse ancora trovarlo, perché è appunto nella sezione di giochi a 9,90€, quindi è stato veramente un'offertona. In sé per sé uscì all'epoca un po' come Hitman. Se avete giocato Hitman, quella nuova serie, usciva praticamente un episodio, ogni episodio andava comprato singolarmente. Questo qua appunto, che è il primo Life is Strange, appunto l'originale, è, ovviamente in questa edizione lo troverete tutti e cinque le puntate, diciamo, non so se definire puntate o episodi, e qui ovviamente ci sono tutti, ma all'epoca mi ricordo che uscì uno alla volta e si acquistavano uno alla volta. E è molto interessante perché la storia parla di Max Caulfield, tra l'altro non so se sia una citazione voluta dagli autori o meno, ma Caulfield è il cognome anche del giovane Holden, si chiama Holden di nome e Caulfield di cognome. E se l'avete letto, appunto vi consiglio di leggerlo, parla appunto di un giovane appunto, nel periodo in cui va a scuola. Non so se sia una citazione o meno, magari non c'entra niente, non sono esperto di questo gioco, però se lo è una cosa molto carina. Parla appunto di Max, questa ragazza che torna dopo 5 anni nella sua città natale, Arcadia Bay, e scopre di avere il potere di poter alterare il tempo. Questo come fa a scoprirlo? Sono proprio le prime sessioni di gioco, perché salva la vita la sua vecchia amica d'infanzia, e Chloe Price. È molto interessante come si sviluppa da lì in poi. Il gioco è un gioco a scelte multiple che per ogni scelta fatta andrà a influenzare in modo positivo, negativo, o anche necessariamente non per forza nero o bianco, come si suol dire, ma comunque lo influenzerà in modo permanente per tutto il corso del gioco. Quindi alla fine del gioco, senza fare spoiler, vi troverete comunque una situazione che non è detto che sia quella per tutti.
tant'è che alla fine di ogni sessione, ogni episodio, vi darà la percentuale delle scelte fatte online, perché è un gioco collegato comunque, ha bisogno della connessione online, e vi darà le scelte fatte anche nel resto del mondo dalle altre persone, quindi se magari si è scelto ad esempio in una sessione di rubare dei soldi da una scrivania, non sto spoilerando proprio, e, sì o no, quindi anche lì si modificherà e potete vedere anche nel resto del mondo chi ha scelto cosa, quindi c'è una percentuale, proprio tipo 57 persone hanno scelto di rubare i soldi, le altre 40 hanno deciso di lasciarli lì. E quindi si crea anche una situazione, una dinamica molto interessante. Perché appunto parlare di Life is Strange come, appunto, come gioco? Perché mi è piaciuto molto questa affettività che si crea, questa relazione che si crea con questi due ragazzi, con Max e Chloe. È bello vedere anche questa sorta di nostalgia un po' nel ritornare nella propria città natale dopo anni. Ci sono successe diverse cose traumatiche nella vita di queste ragazze, che non vi voglio rivelare, ma che vi lascerò il piacere di scoprire, che vi lasceranno comunque una certa affettività. Cioè, alla fine della storia, alla fine della fiera, come in un buon film o anche in un buon libro, dovrete una certa... vi sentirete legati in qualche modo a queste protagoniste, in modo abbastanza indissolubile. E per cui mi sento appunto di consigliarlo. Ho sentito, ma non so se poi sia vero o meno, se sia andata a buon fine o meno, che stanno pensando di girare una serie di Life is Strange. E la cosa ancora, anche bella, ancora più bella, forse, oltre appunto a questa relazione, queste dinamiche che si creano tra loro due, sono anche tutte le dinamiche che si creano tra gli altri personaggi, i personaggi secondari. E anche lì è bello perché se voi approfondite, c'è la possibilità ad esempio di leggere, magari di entrare nella stanza di uno dei personaggi secondari, leggere il suo diario o degli appunti o una mail sul computer, e è molto bello vedere come è stato fatto bene dai programmatori ogni singola cosa, quindi magari scoprire anche delle cose segrete, delle cose che mai avreste potuto pensare di scoprire dei personaggi secondari, quindi non solo di quelli principali. C'è un'interattività molto forte anche con il design che ci sta intorno, gli oggetti, cioè si può interagire veramente con tantissime, tantissime cose. Io sono uno di quelli che gira, quando gioca, gira e si ferma per delle ore a leggere magari il manifesto, a leggere l'articolo di giornale che ci sono all'interno del gioco. E in Life is Strange si può effettivamente fare. Questa è una cosa che ho notato, io sto giocando adesso al prequel, Before the Storm, che ti permette di giocare, diciamo, nei panni di Chloe, non più di Max. E anche lì comunque hanno mantenuto questa cosa, quindi credo, visto che ne hanno fatti altre due di sequel, che abbiano mantenuto questo elemento, ed è una cosa che a me personalmente piace molto, perché crea molta lore all'interno, diciamo, di una trama altrimenti monodirezionale. Questo proprio non lo è, per niente. Tutte le scelte possono dipendere, addirittura alcune scelte del gioco saranno selezionate o evidenziate perché avete letto magari nel diario di quella persona questa cosa, quindi sapete che quella cosa che magari sta dicendo è la verità oppure è una menzogna, e questo funziona molto bene, amplia il lato narrativo. In questo caso, magari rispetto a un film o a un libro che è meno interattivo, qui c'è una bellissima storia, una storia molto profonda in cui in più si possono aggiungere cose semplicemente facendo interazioni e curiosando nella mappa di gioco, in qualche modo. C'è da dire che non è un open world, sia chiaro, quindi non è, per chi non mastica magari i termini di videogiochi, non è un mondo aperto. Ogni sessione ha la sua mini mappa, sostanzialmente, in cui si potrà interagire con determinate cose e determinate persone. Ma quello appunto di cui mi voglio focalizzare, vi voglio consigliare questo gioco, è proprio il lato narrativo. Come dire, c'entrano molto anche le fotografie, la fotografia da questa ragazza, Max Caulfield, segue un corso di fotografia, sogna di diventare una fotografa, quindi l'elemento della fotografia, in questo caso anche in particolar modo della Polaroid, quindi dell'istantanea, ha un significato molto forte, tant'è che ci sono delle sessioni di gioco in cui le foto avranno un elemento fondamentale per la risoluzione della trama principale. Tutto questo comunque condito anche da un'ottima trama gialla, non l'ho ancora detto, un thriller, diciamo, perché sì, c'è questa sua amica, Chloe Price, che è alla ricerca della sua, diciamo, migliore amica, ma non perché non... perché vedrete, non voglio spoilervi niente della storia, quindi sto cercando di essere il più possibile neutrale in tutti i sensi, in tutti gli aggettivi che uso, ma per un buon motivo, e lo scoprirete poi se ci giocate, o se ci avete già giocato, perché no.
altrimenti non fate spoiler sotto nei commenti, perché magari c'è chi ha piacere di scoprirlo pian pianino. Comunque c'è appunto questo giallo della scomparsa di questa ragazza, Rachel, Rachel Amber, se non ricordo male, si chiama, e quindi queste due ragazze, Max e Chloe, si metteranno alla ricerca di questa ragazza scomparsa, e che si dice sia partita più in New York, ma c'è chi non è convinto, c'è sicuramente molto e molto di più sotto, e qualcosa che poi è anche legato alla scuola che segue Max, la Blackwood Academy, e quindi è molto interessante, e la consiglio a tutti, anche a chi non gioca spesso a dei giochi, a dei videogame, perché la sua struttura a episodi, la struttura episodica, ricorda molto di più una serie, quasi un teen drama, che può sicuramente piacere a tutti, anche a chi non mastica appunto il mondo dei videogame. Quindi mi sento di consigliarla a tutti. I temi profondi che tratta, la trama scritta molto bene, approfondita, questa natura episodica, quindi ogni singolo episodio non dura tantissimo. Circa, secondo me dura circa un'ora, un'ora e mezza, non l'ho cronometrato ovviamente, dura molto poco, diciamo un'ora a episodio, quindi si legge, è molto scorrevole, si legge bene, sì, insomma è molto scorrevole ed è veramente godibile. Quindi diciamo, questa è il mio parere, non è neanche una recensione, il mio parere su Life is Strange. È veramente fatto bene, si vede che ha una natura diciamo indie, non troverete una grafica eccezionale da spaccamascella, ma in realtà funziona molto bene così, nel senso la grafica ha un suo senso in questo modo, ha un suo senso che non sia magari strarealistica, perché ha proprio un suo significato, una sua scelta ben precisa questa cosa. Bene, io spero di essere stato abbastanza esaustivo, abbastanza chiaro, è la prima volta diciamo che mi trovo a recensire che non è una recensione, ripeto, però mi scappa da dirlo, un videogioco, quindi spero di non essere uscito dal mio seminato, ma come avete potuto notare io ho dato un parere solamente, esclusivamente sul lato narrativo della cosa, quello che poi mi compete effettivamente. E in soldoni, chi non ha mai giocato un videogioco del genere vi sembrerà, ma la sto sintetizzando in una maniera incredibile, e indirizzo soprattutto, anzi quasi esclusivamente, a chi non ha idea di cosa sia un videogioco oggi, ma sto veramente sintetizzando molto, vi sembrerà quasi di vedere una serie TV a puntate, una di quelle serie ben scritte e molto molto approfondite. Io spero, ripeto, in questa recensione sto abbastanza tranquillo, non ho detto assolutamente niente, perché non sono, ripeto, non sono un critico videoludico, ma solo a livello cinematografico. Io vi ringrazio per l'attenzione, se non l'avete ancora giocato, giocatelo veramente, si trova veramente a 9€, si trova pochissimo ed è veramente valido, e anche il suo prequel è molto valido, e sono abbastanza sicuro che anche quelli che hanno fatto successivi sono molto molto belli. E io vi ringrazio appunto per l'attenzione, se vi è piaciuto il video mettete un like, scrivetemi sotto tra i commenti se lo avete già giocato o quale di questa serie avete giocato, visto che ce ne sono 4, sì 4, esattamente 4, e anche se me li consigliate ovviamente. Io vi ringrazio, poi colgo l'occasione qui per annunciarvi che prossimamente io tornerò anche a fare live su Twitch, in cui giocheremo altri giochi sempre sul mio stile, comunque chi mi seguiva lo sa. Vi invito altrimenti a guardare, c'è una playlist, ho giocato 2 anni fa, giocai il videogioco di Stranger Things 3, vi invito a seguirlo, a seguire le live, fu una cosa abbastanza divertente, un esperimento diciamo. E vi ringrazio per l'attenzione, vi invito comunque a tenere d'occhio anche i link, io attualmente mi sto occupando anche di un blog di scrittura in cui pubblico 2-3 volte alla settimana scritti inediti, articoli su un libro o su un evento che hanno a che fare comunque con la narrativa e con la scrittura. Io vi ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!